A volte per creare basta una gomma. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi, come sentite, sto molto meglio e allora eccomi qui a fare per voi un bel bigliettino. Con cosa? Con una gomma da cancellare. Ma non cancelleremo nulla, anzi dipingeremo con questa, per meglio dire stamperemo. Stamperemo dei bellissimi biglietti in stile Fabergé. Ve ne faccio vedere uno. Non è bellissimo? Volete sapere come l'ho fatto? E allora spostiamoci di là e vediamo il bigliettino Fabergé con la gomma come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri bigliettini di Pasqua con una gomma. Avete capito proprio bene. Quindi ci occorrerà una gomma tipo queste, in silicone bianco per intenderci, morbida e abbastanza spessa, spessa un centimetro. Un tagliabalza, una matita, del cartoncino abbastanza spesso. Io ho preso una carta da acquerello e l'ho tagliata delle dimensioni che preferivo. Nel mio caso ho fatto, sarò anche precisissima nelle misure, un 10 cm per 13,5 e un 11,5 per 9. Un po' di scotch carta e vari timbrini. Questi li vendono in tutte le cartolerie, scusate la voce suadente, ragazzi, ma è primavera e a me è venuta così la voce da primavera. Questi timbrini io li ho comprati su internet, vi metto il link qui giù, mentre voi potete trovarli in quasi tutte le cartolerie, e se non li trovate potete usare una spugnetta dei piatti in tinta di un acrilico bello diluito. Voi preparate il vostro acrilico, mettete la spugnetta per i piatti in un vassoietto, versate sopra il vostro acrilico ben diluito e poi mano a mano andate a intingere là sopra il timbrino. Naturalmente un tappetino per tagliare e un righello. Ci occorrerà anche un foglio di carta per due motivi. Il primo è perché dovremo fare con questo le maschere per il nostro bigliettino, ora vi spiego. Il secondo è perché su di esso dobbiamo disegnare il pattern che vogliamo riprodurre con la nostra gomma. Allora, innanzitutto ricavo la superficie che ho a disposizione per capire entro quali margini posso muovermi. Dopodiché creo un pattern. Prendo il tagliabalza e taglio a metà. Prendo soltanto metà del disegno fatto a mano libera. Quindi giro dall'altra parte e ricalco esattamente le forme che vedo in trasparenza, per avere un disegno assolutamente speculare. Ok, e coloro anche da questo lato. Prendo la mia gomma, mi poggio su di essa e ricalco il mio disegno. Ora con una penna devo adattare il disegno che avevo pensato all'effettivo spazio che ho. Tagliamo l'eccesso di gomma che non ci serve. E adesso con un tagliabalza o un cutter rifiliamo il nostro disegno. Quindi, come vedete, tutti strumenti facilmente reperibili e che probabilmente abbiamo già. Incidiamo lungo i margini delle figure che abbiamo disegnato, qualunque esse siano, ognuno farà il proprio pattern. Adesso, andando lateralmente, eliminiamo l'eccesso, lasciando solamente le parti nere.
Nel frattempo provo come stampa per vedere se ci sono dei lembi che danno fastidio. In tal caso li rifilo. Ok, il nostro timbrino è pronto. Adesso non ci rimane che creare i nostri biglietti. Prendo un foglio, ricalco il mio biglietto, l'altezza del mio biglietto e la larghezza. Quindi con una matita disegno mezzo uovo, piego a metà e ritaglio. Voilà, a questo punto quello che avrò sarà questo uovo, ok? Quindi riprendo il mio foglio di carta, rifaccio la sagoma del mio biglietto, la ritaglio, metto il mio uovo al centro e lo ricalco e lo tiro via col tagliabalza. Metto da parte queste e tengo questa che andrò ad appiccicare con lo scotch carta. A questo punto prendiamo il nostro timbrino che puliamo un po' così e iniziamo a intingere. Io userò due timbrini di colore differente, il lilla e il blu. Voilà. E lasciamo asciugare. Adesso voltiamo la pagina e all'interno appiccichiamo questo sempre con lo scotch carta. E adesso allo stesso modo con uno di questi pennellini per il fondotinta passo leggermente attorno all'uovo. Leggera, leggera. Tanto per dare un colorito maggiore al biglietto e definire meglio le parti colorate dalle parti non colorate. È una leggerissima sfumatura che però con la campitura bianca di fondo darà un grande stacco, vedrete. Ok, siamo pronti per eliminare il tutto. E arrivati a questo punto voglio fare un'altra cosa. Apro il biglietto e sui quattro angoli faccio partire quattro timbrate e il nostro biglietto è pronto. Ora ditemi che non è una meraviglia. E voilà, dentro e fuori un gioiello. Adesso io scrivo la mia frase augurale e dopodiché vi lascio le foto. Prima però, velocemente, compilo anche l'altro bigliettino che voglio portare avanti naturalmente insieme a voi. State con me e vedete come faccio quest'altro in maniera molto simile. Ed ecco qua i miei biglietti Fabergé. Non sembrano delle ovette di Fabergé, guardate che belli. Sono veramente romantici e poi stampati a mano. Con cosa? Con una gomma da cancellare. Ma shh, non lo dite a nessuno, che sembrano molto più preziosi. E allora vi lascio alle foto, magari vi metto anche un bel messaggio augurale e noi ci vediamo dopo. Ciao, a dopo e buona Pasqua! Thank you.
Ed eccoli qua i nostri preziosissimi e bellissimi biglietti. E guardate, con uno stampo solo quante fantasie potete ricavare. Basta stamparle orientandoli in maniera diversa e basta la fantasia nel creare tanti pattern differenti. Le imprecisioni non importano, anzi li arricchiscono e li rendono unici. Quindi sbizzarrite la creatività e stampate a volontà. E buona Pasqua a tutti! Ciao!